Siamo inarrestabili, un 2021 magico che ci ha fatto sognare. Quest'estate a farci volare sul tetto d'Europa è la nazionale azzurra di Roberto Mancini. Grinta, tenacia e spirito di squadra, la ricetta vincente. Matteo Berrettini ci porta dove nessun italiano era mai arrivato, la finale di Wimbledon. 40 medaglie alle Olimpiadi di Tokyo, per l'Italia è record assoluto. Resteranno nella storia le vittorie straordinarie di Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Marcello! 9,79! Marcello! Alle Paralimpiadi, 69 medaglie emozionanti, volti e imprese che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria. Si ferma nella sua incredibile corsa. Le nostre nazionali trionfano agli europei di volley e gli under 21 vincono i mondiali. Non ci basta, sono nostri anche gli europei femminili di softball, medaglie d'oro ai mondiali di ciclismo, karate e pattinaggio artistico a rotelle. Lacrime, sudore e fango, e conquistiamo anche la Parigi-Roubaix. Se l'Italia partecipa, vince. Anche i mondiali di bocce, anche i campionati europei di disc doc. Vinciamo ovunque. Laura Pausini ottiene un Golden Globe e i Maneskin si aggiudicano l'Eurovision Song Contest. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. A chiudere per ora questa serie inarrestabile di successi arriva il più alto riconoscimento che il mondo accademico possa assegnare alla scienza. Giorgio Parisi vince il Nobel per la fisica. Un anno incredibile questo 2021, che non si è certo chiuso. Il resto del mondo è avvisato. L'Italia vuole vincere ancora.